aggressivo, quindi andare verso le persone, perché gli ultraottantenni ovviamente hanno problemi di movimento e quindi abbiamo aperto centri anche nelle zone un pochino più periferiche. Avete visto le vallate, Val di Chilo, Camana, Ceres, Val di Lanza. Adesso però dovremo concentrarci soprattutto per questa nuova fase su dei centri vaccinali che diano la possibilità di fare dei numeri più ampli e soprattutto nelle zone più popolose. Quindi Chivasso in particolare questo centro vaccinale è il nostro modello. Quindi ringrazio innanzitutto l'amministrazione comunale perché non fosse stato per voi e per questa grande collaborazione interistituzionale noi non avevamo le forze per fare